Ok, buonasera a tutti, come mi ha già introdotto Marco, io sono un ufficiale medico della Marina, quindi la mia prima occupazione purtroppo ancora non è la ricerca, insomma, nell'ambito della medicina spaziale o della fisiologia degli eventi estremi. Conferenza di Sergio prima. Comunque mi occupo sia per interesse personale che per lavoro di tesi e per una collaborazione che continuo ad avere col professore che mi ha fatto relatore di tesi a Pisa, il professor Angelo Gimignani, che ringrazio anche qui stasera. Mi occupo di collaborare per quello che mi è possibile dal l'argomento di cui discuterò è un argomento che ancora oggi, purtroppo mi sento di dire nel 2016, è un argomento quasi ai limiti della fantascienza, quantomeno nel sentire comune, ovvero mi occupo di gravità artificiale. Gravità artificiale, come vedremo, è un qualcosa di cui si è dibattuto ancora prima dell'inizio dell'era spaziale, grazie all'opera di Konstantin Tsiolkovsky, che era un pioniere, come molti di voi sapranno, russo, della tecnologia spaziale tra fine 800 e inizio 900, però, diciamo, un interesse che è nato scemando a seguito dei primissimi anni dell'era spaziale, per cose che spero di illustrarvi chiaramente nel proseguo della conferenza. Come background, diciamo che fortunatamente siamo attualmente, diciamo, nel momento attuale, testimoni forse di uno dei momenti più entusiasmanti dell'astronautica, forse negli ultimi decenni a questa parte, in quanto vediamo la volontà di concretizzare progetti molto, diciamo, anche ambiziosi, molto affascinanti, che verosimilmente porteranno nel prossimo decennio, nell'arco dei prossimi 2 o 3 decenni, l'umanità, ecco, ad astronauti, esseri umani, diciamo, a contatto con entità quali ad esempio gli asteroidi. La prima immagine è quella della, l'avrà riconosciuto a motivo della ARM, l'Asteroid Relay Mission, che l'America, la NASA, ha per il momento ancora in programma di compiere per la seconda metà del 2020, o avrete riconosciuto la Red Dragon, la prima capsula che Elon Musk spera di poter mandare verso Marte nel 2018, in partenza, poi giunge fine 2018, inizio 2019, addirittura ancora più ambiziosi, quali è lo stato sempre di un maschio a Guadalajara, cioè questo qua è un ITS, un Interplanetary Transport System, su una delle lune di Giove, Europa, credo, questo qua insomma qualcosa sicuramente molto al di là da venire, ancora per quelle sono ambizioni attuali. Ciò che hanno in comune, insomma, tutte queste grandi ambizioni, ecco, non solo americane, ma anche sicuramente anche cinesi e russe, è che noi saremo costretti a mantenere degli astronauti in verosimile, attualmente ancora assenza di gravità e di fuori addirittura del campo di elettromagnetico terrestre, che come vedremo protegge in qualche modo da un altro tipo di danni di esseri umani, per svariati mesi, e di portarli eventualmente poi a dover lavorare in un ambiente che però non è a gravità zero a seguito del viaggio. Marte non è un ambiente a gravità zero, la luna di Giove per esempio neanche, e questo, insomma, come vedremo, a seguito degli effetti che ha l'assenza di gravità sul corpo umano, può costituire un problema operativo nel contesto della missione. O meglio, può portare un problema medico che poi va a costituire un problema operativo. Altro background. Molti di voi conosceranno l'immagine in alto a sinistra, è l'immagine della stazione spaziale che ha immaginato Kubrick per il 2001 di Odissea nello spazio. Insomma, uno dei miei film preferiti, sono sicuro che sarà uno dei film preferiti di molti di voi, perché siete qua per l'appunto, no? In questa stazione spaziale Kubrick immaginava nel 1968, prima ancora della sbarco sulla Luna, questa grande stazione spaziale, che in realtà poi deriva dal design di von Braun, come vedremo, esseri umani vivere all'interno della stazione quasi come se fosse un habitat terrestre. Cioè, camminavano, si sedevano, insomma, mangiavano, non avevano quei disagi, quel tipo di attività che noi vediamo sulla stazione sulla ISS. Perché negli anni 60 si immaginava che da lì a poco tempo avremmo avuto astronavi anche, come la Odyssey, sempre di nuovo nello spazio, e stazioni spaziali a gravità quasi terrestre. Questo perché all'inizio dell'era spaziale si aveva effettivamente il dubbio che gli esseri umani potessero vivere per un lungo periodo in assenza di gravità. Ogni volta che si introduce una nuova tecnologia, c'è qualcuno che discute sulla compatibilità tra questa tecnologia e la fisiologia, cioè fisiologia è un termine medico, il funzionamento del corpo umano. Addirittura all'inizio dell'età delle locomotive c'era chi riteneva che le elevate velocità che quelle locomotive potessero raggiungere, e questi erano i conduttori di diligenza, no? Nel senso che le elevate velocità che queste locomotive potevano raggiungere all'epoca, si parla dell'ordine forse di 20-30 km all'ora, inizio dell'800, fossero incompatibili con la capacità dell'essere umano di respirare. Noi adesso, diciamo, la Lancia Y di mia madre va a 180 all'ora, per dire, e non si ha nessun problema a respirare. Questo è valso per le locomotive, come è valso per gli aerei, no?
Ed è valso anche nel senso per l'inizio della spaziale, si riteneva che verosimilmente l'assenza di gravità potesse essere un ostacolo letale alla possibilità dell'uomo di esplorare lo spazio. Questo si è visto già con Gagarin non essere vero. Ciò non di meno, però, per illustrare a breve, l'assenza di gravità, o meglio la microgravità, quando si parla di assenza di gravità, la gravità vi è comunque l'azione della gravità terrestre, ma quantomeno quando noi siamo in orbita, questa azione, questo vettore della forza peso, è controbilanciato da una forza centrifuga, è annullato da una forza centrifuga, così che noi abbiamo la sensazione di assenza di peso. È quasi una caduta libera perenne, se lo si dice, per analogia. E quindi che questa condizione comunque sia porta ad un scadimento di vari sistemi, porta un'influenza negativa su vari sistemi. Influenza in acuto, ovvero nell'immediato, che poi porta a delle complicazioni operative anche da parte dei stati, e effetti negativi in fondo. Quindi, ma che cos'è? Sono sicuro, insomma, che la maggior parte di voi sanno di cosa si parla di quando si parla di forza di gravità. La forza di gravità, insomma, è l'interazione gravitazionale, è una delle quattro forze fondamentali della fisica, che sia il nucleare forte, il nucleare debole e l'elettromagnetica, ed è l'azione reciproca fra due corpi aventi massa. Questa azione è proporzionale alle loro masse, inversamente proporzionale alla distanza tra di loro, e proporzionale ad un fattore non costante di gravità universale. Ciò a cui noi però ci riferiamo più spesso quando parliamo di forza di gravità è la forza peso, con insomma dell'icona di Newton, Isaac Newton, che è colui che insomma sulla storia naturale e matematica principia nel 600 illustrò per primo la forza di gravità. La forza peso è che invece è la forza che un corpo avente massa sempre subisce nell'entrare nel campo gravitazionale di un altro corpo di dimensioni maggiori. Nella fattispecie, ogni corpo che entra nel campo gravitazionale terrestre subisce un'accelerazione pari a 9,81 metri al secondo quadrato, che viene detta comunemente G. Quindi quando noi parliamo di accelerazioni in ambito, in questo caso, aeronautico, di 2-3 G, parliamo di accelerazioni 2-3 più forti, di accelerazioni che noi subiamo semplicemente per il fatto di essere all'interno del campo gravitazionale terrestre. Quando parliamo di gravità artificiale, invece, di cosa parliamo? Non parliamo propriamente di gravità, noi parliamo di una simulazione della forza di gravità a bordo di un veicolo spaziale da sé abitato, in quanto all'interno di una sonda non abbiamo assolutamente bisogno. E qua si rivede quanto io sia appassionato di Kubrick, sono il film di Kubrick. Questa qua, infatti, Kubrick ha descritto in modo molto accurato quello che può essere il modo in cui noi possiamo produrre una forza di gravità artificiale all'interno di veicoli spaziali. In questo caso è all'interno della OIS, ovvero l'astronave che lui immaginò, insieme a dei consulenti molto in gamba, poter compiere il viaggio verso Giove. Ma quali sono gli effetti negativi che la condizione di microgravità induce nel nostro corpo? Sono molteplici, come vedete. Questo qua è un report che la NASA, cioè gli uffici della NASA che si occupano di medicina spaziale a Houston, elabora ogni 10 anni con degli aggiornamenti, insomma, su ciò che noi di volta in volta continuiamo a scoprire nel tempo circa la fisiologia umana nello spazio, aggiornamenti che sono fatti più importanti negli ultimi tempi a seguito dell'elevata esperienza che abbiamo acquisito grazie alla ISS. Prima che ci fosse la Stazione Spaziale Internazionale non abbiamo mai avuto tanti astronauti per così tanto tempo in condizioni di gravità. Nella fattispecie il decondizionamento maggiore noi lo abbiamo a livello osteomuscolare, banalmente per il fatto che noi in condizioni di gravità, noi gli astronauti, purtroppo io per il momento non ho avuto questo tipo di esperienza, questo onore, a livello osteomuscolare, banalmente per il fatto che utilizziamo meno le ossa e i muscoli in condizioni di microgravità. Tutto il nostro corpo, il principio da cui dobbiamo partire per comprendere questo tipo di meccanismi, è che tutto il nostro corpo è stato studiato dall'evoluzione, dalla selezione naturale, o da Dio per chi ci crede, per funzionare sul pianeta Terra. Quindi noi ci siamo evoluti per funzionare su questo pianeta, in un modo funzionale a questo pianeta, e tantissimi adattamenti, non solo fisiologici in senso stretto, ma anche a livello neurologico, per non dire psichiatrico, si è visto, sono conseguenti dal nostro vivere all'interno di un campo gravitazionale ad un G. Quindi a livello nostro muscolare noi vediamo un decadimento molto rapido, cioè visibile già dopo 10 giorni, 2 settimane, di perdita di massa, di circa, che è variabile anche a un certo tipo di variabilità individuale, a un certo tipo di variabilità col sesso, e che può andare da circa l'1-2% addirittura al mese. E questo poi si vede non arrestarsi, essere progressivo, cioè all'aumentare della durata di esposizione di microgravità aumenta questo effetto. E questo effetto è negativo perché? Banalmente perché se un soggetto arriva, se noi immaginiamo un astronauta che facciamo partire da Terra, arrivare su Marte, con la tecnologia verosimilmente che adotteremo,
a seconda del posizionamento delle orbite, considerando le orbite più strette, ci arriveremo in 6 mesi forse. Musk ha parlato di 90-100 giorni con osservazioni realistiche per ATS. Verosimilmente, per quello che si prevede, vorrà almeno 6-8 mesi. Questo soggetto resta a gravità zero per 6-8 mesi, ha questo decadimento osso-muscolare, poi deve andare a lavorare su un altro pianeta che ha un campo gravitazionale più debole di quello della Terra, cioè Marte siamo nell'ordine di un terzo, quindi un'accelerazione di 0,38 g, 0,36 g, che però è forte, è presente. Se questo soggetto dovesse inciampare e dallo scheletro alle ossa, ad esempio al femore indebolito, per dire in modo volgare, può rompersi il femore, che è una complicanza operativa importante, in quanto noi non abbiamo gli strumenti, non porteremo seguito gli strumenti e il know-how per trattare quel tipo di condizione su Marte, e quindi diventerebbe a quel punto un peso morto per la stessa spedizione, se non anche poi mettere quella condizione che è tranquillamente trattabile sulla Terra a rischio della vita una volta su Marte. Altri dei condizionamenti di tipo importante, vediamo invece questo qua di cui ho parlato, l'adattamento in cronico, che però inizia già con breve latere, quindi dopo 5-6 settimane, altri adattamenti in acuto, la cosiddetta space motion sickness. Space motion sickness, che è un qualcosa di analogo, è una kinetosi, ovvero una di quelle difficoltà di adattamento di un soggetto al quando entra in un sistema di riferimento in movimento. Quindi, esempio, quella che noi banalmente chiamiamo mal di mare sulle navi, o mal d'auto sulle auto, o mal d'aereo sulle aereo. Essenzialmente, che cosa? Vi è un contrasto sensoriale, ovvero il nostro corpo si è, la nostra fisiologia, come detto prima, si è evoluta per vivere sulla Terra e camminare sulla Terra, quindi non muoversi a 100 km all'ora in montagna, tra i tornanti, o su una nave, diciamo, con il mare 5, mare 4, mare 5, e quindi sai che cosa? Un conflitto sensoriale tra ciò che ci dice il nostro organo, ad esempio, dell'equilibrio, che è il vestibolo all'interno dell'orecchio, per dire in modo volgare, e ad esempio la vista, cioè se io guardo un oggetto lontano mi sembra fisso, ma se io sono su una nave che si muove, e se io guardo l'orizzonte mi sembra fisso, guardo un altro oggetto di fuori della nave, se sono su una nave però che si muove, questo crea un conflitto tra ciò che mi dice l'equilibrio, ovvero io mi sto muovendo, e ciò che vede gli occhi. Questo conflitto manda in tilt quello che è il nostro sistema nervoso, che poi ha delle reazioni di riflesso e di difesa, quali ad esempio anche il vomito, quindi svuotare lo stomaco, o insomma, secondo la suscettibilità individuale, il mal di testa, no? O addirittura c'è chi ha più fame, per questo c'è un anche qua insomma c'è una certa variabilità, io ho più fame dopo 2 giorni che diventa sì, ecco, però si è visto che cosa, questo qua benissimo, è un adattamento in acuto, ci hanno il 60-70% degli astronauti con una certa suscettibilità sempre individuale, cioè vi è chi viene immune e anche diciamo correlata al sesso, le donne ne sono più suscettibili, mi dispiace, ma come se il mal d'auto e anche il mal di mare. Quindi è lo stesso principio, veramente. Però questo dà un, diciamo, porta che cosa? Anche un'implicazione operativa. In quanto gli astronauti appena arrivati sulla stazione, sulla ISS, ad esempio, devono avere un certo, per i primi 2-3 giorni hanno, diciamo, una capacità operativa comunque se è limitata da questa condizione, che è la space motion. Poi abbiamo visto altri adattamenti in negativo, sempre a livello del sistema anche immunitario. Si è visto, ad esempio, che il sistema immunitario degli astronauti tende a deprimersi col tempo. Questo si ritiene essere correlato ad un'aumentata secrezione di cortisolo. Il cortisolo è uno degli ormoni dello stress che ha, quindi che viene secreto maggiormente in condizioni di stress, che ha però anche come effetto nell'altra lo scadimento delle funzioni immunitarie. Ad esempio, un analogo farmacologico del cortisolo è il cortisone, che non è un farmaco che ne avete sentito, ma è la Benteram per dire, che si utilizza per trattare gli stati infiammatori cronici, in quanto la sua funzione è deprimere il sistema immunitario e quindi deprimere la funzione, la risposta infiammatoria. E poi anche altri tipi di adattamento negativo. Essenzialmente sono 3 le limitazioni maggiori, diciamo dal punto di vista medico, biologico, al volo nello spazio. E sono le radiazioni, che è un qualcosa di cui noi allo stato attuale sapremmo come, diciamo, contrastare, ma l'implementazione, quindi essenzialmente ci servono degli scudi, banalmente, per proteggerci dalle radiazioni, che però questi scudi con le tecnologie attuali hanno un peso relativamente elevato. Non so, mi sono occupato anche di NBC, no? Marina, noi sappiamo come schermare le radiazioni, però proporre, diciamo, un portone in piombo di 15 cm come c'è nel bunker di Rieti è qualcosa, diciamo, di inverosimile con le tecnologie di lancio attuali, anche con quelle che propone Musk. Quindi le radiazioni ionizzanti, il decadimento osteomuscolare e il decadimento osteomuscolare e poi lo stress. Quindi di tutte queste condizioni quello che noi dobbiamo trovare è lo stress da confinamento. Ecco, lo stress da confinamento, questo qua lo precisiamo, perché per appunto bisogna mettere
4 o 6 astronauti, ad esempio, per andare su Marte per un viaggio di 3 anni, in cui saranno comunque sia isolati come nessun essere umano è mai stato prima d'ora, insomma, nella storia. Questo può essere affascinante per alcuni, ma sicuramente comunque sia avrà delle implicazioni sulla loro psicologia, implicazioni verosimilmente non in positivo, purtroppo. Di tutti questi problemi noi dovremmo trovare contromisure il più possibile tecnologiche più che farmacologiche. Questo perché, come è noto, purtroppo, non per fare propaganda negativa, non sono un medico, alle farmaci di case farmaceutiche, ogni farmaco ha comunque dei potenziali effetti collaterali che andrebbero prima studiati anche nel peculiare contesto della vita terrestre. Se noi vogliamo andare in fretta su Marte, questo tempo non ce l'abbiamo. E comunque sì, noi possiamo trovare contromisure tecnologiche, quantomeno diciamo al problema dei raggi cosmici e a quello del decadimento osteomuscolare. A quello dello stress purtroppo no, però forse con comunicazioni accelerate verso Marte sicuramente contribuiranno anche a quello. Ora, a tutto questo tipo di problematiche di cui vi ho detto prima, fino adesso abbiamo trovato diciamo delle contromisure indirizzate verso i singoli distretti fisiologici, ovvero noi abbiamo implementato lo stile di vita degli astronauti con tanto sana attività fisica, come vediamo qua nel nostro palmitano, per poter limitare, più che prevenire, il decondizionamento osteomuscolare di cui parlavo. Abbiamo integrato la loro dieta, ad esempio, con dei cibi, come il parmigiano, quindi sono astronauti italiani, li riconosci sicuramente, perché per appunto per arricchire la quota di calcio che viene introdotta quotidianamente, per prevenire sempre questo decadimento osseo. Abbiamo, ad esempio, sviluppato, questo qua è la tuta russa, le cosiddette penguin suit, ovvero delle tute, con dei sistemi insomma essenzialmente elastici che mimino in un certo qual modo lo sforzo fisico che noi compiamo sulla Terra per esempio mantenere la posizione eretta o camminare. Tutte queste contromisure però hanno avuto un effetto limitato, assolutamente limitato e quantomeno anche insufficiente, in quanto per l'appunto questo è il risultato che noi generalmente abbiamo al ritorno dalla ISS. Ovvero, i nostri astronauti devono essere assistiti da un team a terra per poter, per appunto, essere recuperati. E noi, verosimilmente, quando andremo su Marte, non avremo nessun team a terra che assisterà i nostri astronauti e si prenderà cura di loro, per appunto, quantomeno per i primi giorni. E quindi dobbiamo farci arrivare su Marte nelle migliori condizioni fisiche possibili. E abbiamo detto, qual è il problema alla base di questo ricondizionamento? L'assenza di gravità. E quindi quale può essere una contromisura integrata? Ovvero noi abbiamo visto che le contromisure fino adesso adottate, quelle che ho definito insufficienti, il risultato, sono indirizzate verso i singoli distretti fisici, ma tutti questi problemi hanno una causa comune. E quindi risolvere quella causa comune a monte può essere una soluzione per tutti quei problemi contemporaneamente, almeno una limitazione agli esiti negativi che hanno questi tipi di problematiche. E quindi la gravità artificiale può essere una contromisura, sicuramente una contromisura adeguata a risolvere, o meglio a limitare, molti di questi problemi. Perché è utile, infatti? Previene il condizionamento osteomuscolare, perché noi, facendoli vivere in un ambiente, in un environment quantomeno simile, vicino, più vicino agli 1G, quindi ad esempio anche 0,6, 0,7, poi vedremo qual è la comfort zone, G, può prevenire e limitare comunque sia il decadimento muscolare. Previene la space motion sickness, che abbiamo detto essere data dal conflitto sensoriale indotto dalla condizione di G, e poi limita un fattore di stress, in quanto la microgravità, per quanto possa essere un qualcosa di simpatico, giocoso, per i giovani vediamo gli astronauti fare le capriole, giocare con le gocce d'acqua, eccetera, nel lungo tempo, quando si ha comunque sia un sovraccarico anche dei compiti, perché gli astronauti non vanno là solo a fare le capriole, vanno là per lavorare, per svolgere tutta una serie di compiti anche gravosi, stressanti e impegnativi, farli in 0G poi nel lungo periodo può essere un fattore stressante, in quanto limita i movimenti, limita anche la nostra capacità di predizione dell'ambiente, no? Noi abbiamo il nostro sistema nervoso centrale, la nostra neurologia, la nostra psiche, che è evoluta per vivere in 1G, quindi noi abbiamo quasi tutto ciò che noi facciamo, tutti i nostri comportamenti sono adattati alla nostra capacità di prevedere l'ambiente. Ok? Cioè io so che facendo cadere questa bottiglietta dal tavolo cade a una certa velocità, e cade. Nello spazio invece questo, o meglio, in condizioni di microgravità, questo non avviene, e questo è uno stress. Questo è uno stress, quanto noi non siamo adattati a quell'ambiente, non siamo capaci di prevedere, almeno poi vi sono degli adattamenti a seguito della permanenza prolungata, non sappiamo prevedere come si comporta l'ambiente in cui viviamo, perché si comporta in modo nettamente differente da quanto fa sulla Terra. Quindi, come possiamo generare questa gravità artificiale?
di tutto questo che avete qua scritto, l'unico gioco forza è quello di iniziato in grassetto sotto, in quanto una è l'accelerazione lineare, in quanto abbiamo detto che la forza peso è data da un'accelerazione, 9,81 metri al secondo quadrato. Noi teoricamente, spingendo con un'accelerazione permanente di una navicella a 9,81 metri al secondo quadrato, da qua fino a metà strada verso Marte, poi ruotandola, decelerandola sempre a 9,81 metri al secondo quadrato, oltre ad arrivare a Marte in 3-4 giorni, ho visto la stima, otterremo una forza di 1G ed arriveremo a Marte in 3-4 giorni. Purtroppo questo qua non ve lo so dire, insomma è qualcosa di inconcepibile con le tecnologie attuali perlomeno. L'altro è la massa, altrettanto inconcepibile, nel senso, dovremmo per avere, diciamo, mezzo G, dovremmo avere una massa, dovremmo portare metà, staccare metà Terra e farne un'astronave che va verso Marte. Il magnetismo è un qualcosa anche che, non so, avete visto sicuramente le foto delle rane a levitare, è un qualcosa che comunque non può essere fatto per grosse masse, grosse dimensioni, non ne stiamo a parlare. Il generatore gravitazionale è solo una fantascienza. L'unica è la forza centrifuga. La forza centrifuga è il modo in cui potremmo implementare questo tipo di contromisura integrata di cui ho parlato. E quindi, ad esempio, come possiamo ottenere? Perché con la forza centrifuga? Vabbè, banalmente un corpo in rotazione è il motivo per cui il secchio attaccato alla corda non perde una goccia d'acqua quando non la facciamo ruotare, no? Un corpo in rotazione determina un vettore che, insomma, è solidale al raggio, diretto verso l'esterno. Ok, quindi noi, o ruotando l'astronave intorno al proprio asse, prendiamo un'astronave e la mettiamo in rotazione, oppure prendiamo due astronavi, cosiddetto sistema Tether, ovvero due astronavi, oppure un'astronave e un peso morto, collegato ad un cavo in rotazione intorno al loro centro di massa. O ancora, sono altre tecnologie che sono state studiate, che però secondo me hanno dei limiti evidenti di cui discuteremo, sono centrifughi a corto raggio. In questo caso l'obiettivo non è generare la gravità artificiale in tutta l'astronave, ma esporre gli astronauti a periodi intermittenti di gravità artificiale. Ovvero noi abbiamo questa centrifuga in grado di contenere, quindi il corpo di un astronauta, quindi 1,80 m, 1,85 m, 1,90 m, in rotazione all'interno della stanza, per esporre gli astronauti almeno un periodo di 1G, quindi in modo intermittente durante la giornata. Si ritiene che questo possa limitare gli effetti di qui sopra, gli effetti negativi di qui sopra, almeno dal punto di vista osteomuscolare. E questo forse è un sistema che verrà studiato in futuro per capire, va capito essenzialmente per quanto tempo si può ottenere questo effetto limitativo, cioè quanto deve durare questa esposizione intermittente. Deve essere, ha delle limitazioni notevoli a mio avviso. Quindi, questo abbiamo detto che cosa? Che mettendo in rotazione per appunto un corpo noi otteniamo una forza centrifuga, questa forza centrifuga deve andare a mimare l'effetto dell'accelerazione della forza peso sulla Terra. Quindi la formula è questa qua, m per omega quadro per r, dove omega è la velocità radiale, quindi r è il raggio del sistema che viene messo in rotazione. Quindi, come detto prima, noi vediamo che cosa? Che abbiamo due modi essenzialmente per ottenere una gravità a noi utile, cioè meglio, una forza di gravità artificiale a noi utile. Uno è mettere in rotazione un sistema con un grosso raggio, no? Oddio. Che è quello immaginato ad esempio da Kubrick per la sua stazione spaziale, no? C'è un sistema, una ruota enorme messa in rotazione, quindi rotazione lenta. E uno invece è mettere in rotazione rapida un sistema a corto raggio, che è il principio delle centrifughe a corto raggio di qui sopra. Che è una piccola centrifuga, la facciamo ruotare molto rapidamente. Purtroppo però questo si è visto anche per, ad esempio, avete visto sicuramente tutti nei film, tipo The Right Stuff, no? La centrifuga in cui vengono messi gli astronauti per valutare la loro sensibilità alle accelerazioni. Questo poi porta a cosiddetto G-Lock, ovvero cioè, la perdita di coscienza. Cioè, si è visto che un essere umano non può essere in una condizione di comfort in rotazioni massime intorno ai 6 RPM, ovvero rotazioni per minuto. Oltre, poi sempre con la suscettibilità individuale variabile in base all'addestramento, si ha un qualche tipo di sofferenza, fino ad arrivare al G-Lock intorno ai 9-10 G, che poi diventa tollerabile per tutti. Quindi centrifughe a 40 RPM è un qualcosa di assolutamente inutile, cioè magari ne limiteremo il decondizionamento osteomuscolare, ma diciamo li manderemo, cioè, però arriverebbero incoscienti sul Marte. E poi un altro problema, poi soprattutto delle centrifughe a corto raggio, è quello del gradiente gravitazionale, in quanto noi abbiamo che cosa? La forza centrifuga massima sulla circonferenza della rotazione. Più ci spostiamo verso il centro, più questa forza centrifuga arriva poi ad annullarsi, il centro proprio non si muove. Quindi cosa avviene? Che nelle centrifughe a braccio corto, se io avessi una centrifuga con un raggio di 2 metri e io sono alto 1,82 m per dire, con i piedi verso l'esterno, la testa verso il centro della mia centrifuga, avrei forse un G ai miei piedi, ma avrei 0,18 G
alla mia testa. Quindi questo, noi non sappiamo come possiamo reagire a questo tipo, diciamo, di sensazione, perché non è ancora mai stata studiata, ma sicuramente può portare, diciamo, a un certo tipo di discomfort, e poi non sarebbe utile anche solo per, dal punto di vista della prevenzione del decadimento osteomuscolare, perché una persona che ha un femore, tipo il mio, 40 cm, già solo 40 cm di femore, perdo 0,20 g tra una parte e l'altra del femore. Invece, ecco, in una, se avessi un sistema molto molto grande, ad esempio come un raggio di 100 metri, avrei un G ai miei piedi e il 98% di G alla mia testa, e quindi sarebbe quasi impercettibile la differenza. E poi un altro problema, ecco, delle grosse rotazioni, vedete, forse di quello lì. Per dirle in modo volgare, cos'è la forza quella lì? È la forza che io subisco quando tento di muovermi in linea retta in un sistema in rotazione, che subisco, percepisco una forza che tende a spostarmi in modo solidale alla direzione della rotazione. E questa è anche, ad esempio, la forza che noi sentiamo, non so chi di voi sia mai stato su una nave, quando la nave sballa parecchio, perché tipo rola e beccheggia molto, perché il mare è grosso. È un qualcosa che crea un discomfort, però a cui ci si può abituare in modo funzionale. No? E poi la forza di quello lì va da sé, per quanto vi ho detto prima, che è tanto più forte, tanto maggiore sono le rotazioni. Da tutte queste considerazioni cosa ne deriva? Che il modo migliore per generare eventualmente gravità artificiale è un sistema con un grosso raggio in lenta velocità di rotazione. Ed ecco, questi qua sono tutti studi fatti purtroppo molti anni fa, negli anni 60, perché vi ho detto che fino agli anni 60 si è discusso di questa cosa, che poi è andata persa nel corso degli anni, ed è la definizione di comfort zone, ovvero da tutti questi studi che sono stati fatti si è determinato che cosa? Che le condizioni migliori in cui far vivere eventualmente gli astronauti in gravità artificiale sono, come detto prima, quindi un grosso, questa è una scala logaritmica, no? Quindi un grosso raggio di rotazione, quindi essenzialmente maggiore di 30 metri, in una grosso modo lenta rotazione, mi ha detto, compresa tra i 4 e i 6 RPM, quindi rotazioni per minuto. Con questi tipi di sistemi potremmo generare una gravità artificiale che va da 0,3 a 0,6 g, essenzialmente, che si ritiene essere sufficiente, che cosa? Per prevenire il decondizionamento osteomuscolare e creare un ambiente confortevole in cui lavorare. Poi è stato definito, ad esempio, che la nostra capacità di adattamento, la predizione, diciamo, del comportamento dei vari oggetti in ambiente è grosso modo simile a quella della Terra per condizioni superiori a 0,3 g. Voi tutti sicuramente avete visto le immagini degli astronauti sulla Luna che saltellavano. Quindi uno dei motivi di disagio, di maggior disagio riportati dagli astronauti stare sulla Luna è proprio anche l'incapacità di prevedere come si muovevano gli oggetti una volta lasciati cadere, una volta che si andassero sempre a scontrare con altri oggetti, proprio perché la gravità della Luna è circa 0,6 g, quindi è anche inferiore a quella di cui che genereremo con questo sistema. Sì, 0,16. Ok, perché quindi non è mai stato fatto? Non è mai stato fatto essenzialmente perché i costi di implementazione erano enormi. Cioè, vi sto parlando di portare di un qualcosa che abbia un raggio di superiore ai 30 metri nello spazio. Queste cose, con le tecnologie che abbiamo avuto fino adesso a disposizione, era qualcosa di infattibile. E poi anche perché si è data priorità agli studi a 0G. Una volta che si è visto che gli astronauti non morivano in condizioni di microgravità, si è ritenuto utile sfruttare questo tipo di hardware portato nello spazio per capire come si comportasse il nostro corpo in microgravità, studi che si fanno costantemente anche ISS, e anche come l'ambiente in microgravità possa essere utile per implementare certi tipi di tecnologie. Non ve lo sto a dire, si è fatto un sacco di studi nei campi più disparati, la tecnologia, dei cristalli, si è studiato un po' di tutto, in questo tipo di ambienti. Perché? Perché lo scopo dell'esplorazione spaziale in epoca post-lunare, possiamo dire, è stato essenzialmente questo, arrivare all'ISS. Adesso però ci stiamo cercando di andare oltre la low Earth orbit, e quindi spingerci in spazio cislunare, verso Marte e gli asteroidi. E con questo abbiamo grosso modo concluso la parte scientifica, via una carrellata un po' che va dalla storia alla fantascienza, questa è la gravità artificiale. Questo è, vi avevo accennato a Tsiolkovsky, quindi quello scienziato russo tra fine 800 e inizio 900, è un disegno che era riportato nel suo libro Free Space, cioè il titolo in inglese era scritto in russo, che naturalmente non conosco il russo, in cui immaginava per appunto una stazione in rotazione al cui centro gli astronauti stessero in condizioni di microgravità e alla periferia invece ci sarà ancorata alla superficie esterna. Questo invece è un disegno di von Braun, tutti sicuramente voi lo conosceranno, insomma è stato il pioniere tedesco, insomma, che è passato da costruire missili per Hitler, poi a costruire razzi per andare sulla Luna. E questa per l'appunto la stazione spaziale viene chiamata Lunetta, il nome italiano, quanto poi pubblicata. Questa qua è stata pubblicata, insomma, in quei documentari della Disney che è lì dagli anni 50,
e corrisponde per quella che lui aveva descritto nel suo romanzo Il progetto matto. Cioè un romanzo con una parte tecnica, senza dividere in due parti, che lui scrisse durante la breve prigionia del dopoguerra, in cui per appunto per la prima volta c'è uno studio, diciamo, sistematico su come poter portare l'uomo su Marte. Lui immaginò che gli esseri umani avessero realizzato un'orbita terrestre bassa, questo tipo di stazione rotante chiamata lunetta, che aveva un raggio di 30 metri, quindi diametro 60 metri, in rotazione, quindi ne descrive molto bene, insomma, a circa 4 g per minuto, che generasse una gravità di circa 0,4 g. E questa è la stazione spaziale di Kubrick, di cui parlavo prima, in parte realizzata, in parte in costruzione, in parte già realizzata, che è ispirata per l'appunto alla lunetta di von Braun. E questa invece è la Odyssey all'interno. Quindi abbiamo due sistemi diversi, questo ad ampio raggio e lenta velocità di rotazione, questo qua ha un raggio più breve, non si parla di centrifuga a braccio corto, comunque aveva un raggio più breve, una rotazione più ed una rotazione più rapida. E questi invece sono dei veri e propri concepts, uno realizzato dalla NASA negli anni 60, quindi un braccio rigido con due stazioni all'estremità, quindi qua avremo una gravità molto più bassa, quasi nulla, e qua una gravità invece, la gravità massima ottenibile, la gravità artificiale. E questo invece è il cosiddetto toro di Stanford, che è stato ripreso molte volte, insomma, anche in alcuni film di Elysium si ispira a questo tipo di stazione, in cui c'è una stazione enormissima, enorme, a lentissima rotazione, che ricrasse un vero e proprio un environment, un habitat quasi terrestre. E questi invece sono gli unici tentativi mai compiuti di creare una gravità artificiale. Quel sistema, in questo caso, Tethered, ovvero di una missione Gemini 11 nel 1966, Pete Conrad era il comandante, quando appunto si stavano implementando tutte le tecnologie e le manovre che avrebbero portato l'uomo sulla Luna. Come tutti sapete, c'è il programma Gemini, ha di fatto un programma preliminare a quello Apollo, in cui ci si preparava, si sviluppavano le tecnologie, le procedure e le manovre che poi avrebbero portato all'allunaggio entro la fine del decennio, come diciamo auspicato da Kennedy. E questo è l'unico tentativo, ovvero si è collegata la Gemini 11 con la Gina Target Vehicle, questo qua che era essenzialmente l'ultimo assalto di un Saturn 1B, collegati con un cavo di 30 metri messi in rotazione, però purtroppo molto lenta, cioè quindi nel senso questo qua ruotava tipo due volte in 10 minuti, e si sono fatte tre orbite con questo tipo di... con questo assetto, e si è generata una forza di gravità di fatto impercettibile, 0,1 G. L'unica cosa riportata dagli astronauti, guarda se quel tipo di accelerazione, era che una penna si muoveva in direzione, diciamo, verso la superficie esterna dell'astronave. E questo invece si chiama nello Skylab nel 1972. Lo Skylab aveva un diametro interno di circa 7 metri, quindi era un grosso cilindrone, anch'esso diciamo derivato da Saturn 1B, in cui gli astronauti erano in microgravità, non ruotava, ma riuscendo diciamo in qualche modo a mettersi in moto intorno alla superficie esterna, questo loro movimento generato dalla corsa ne permetteva insomma di generare una forza centrifuga che li tenesse diciamo ancorati alla superficie interna, insomma alla circonferenza interna dello Skylab. E qui veniamo invece ad un programma che invece è stato cancellato, quello del Nautilus X, secondo me è una cosa veramente... una figata, detto in modo volgare, ovvero un tentativo di portare in questo caso, cioè, questo tipo di sistema che è anche gonfiabile in modo analogo a quello del modulo di Beam della Bagelow, ovvero l'idea di costruire questa centrifuga gonfiabile che avrebbe ricreato un campo di gravità artificiale da poi implementare un sistema, diciamo, un sistema a sé che poi potesse essere integrato da altri tipi di veicoli spaziali, poter andare poi verso Marte, gli asteroidi, insomma dove vogliamo, tutte le missioni, insomma, beyond l'Earth Orbit, e di cui una versione sperimentale, analogamente a quanto fatto per il Beam della Bagelow, sarebbe dovuto essere inviato sulla stazione spaziale per poterne insomma validare l'efficacia, l'utilità, ovvero, e quindi abbiamo questo cilindrone gonfiabile che nelle versioni proposte avrebbe dovuto avere un diametro in due versioni di 9 e 12 metri da far ruotare poi fino a 10 rotazioni per minuto per generare una gravità artificiale massima di 0,41 nel primo modello, quello dei 9 metri, e 0,6 circa in quello da 12 metri, per poter studiare per appunto come l'implementazione della gravità artificiale sui vari sistemi spaziali. Non è stato fatto per motivi di budget, in quanto costava circa 150 milioni di dollari. Quindi sarebbe stato una figata. E poi proposta invece futura il Mars Direct di Zubrin. Lui nel suo libro, la risoluzione è molto bassa, chiedo venia, aveva ipotizzato che, come suggerisce,
col suo programma Mars Direct di implementare, per appunto per i motivi di cui sopra, la gravità artificiale sui veicoli per il volo verso Marte, per appunto col sistema Tethered. Voglio di ancorare analogamente a quanto fatto nella missione Gemini 11, quindi il veicolo spaziale verso, con equipaggio, con l'ultimo stadio eventualmente da fare contrappeso del razzo che portasse il sistema in orbita, e di metterlo in rotazione. Questa è la sua proposta. Insomma, a me il sistema Tethered affascina un po' meno, onestamente, però. E con questo ho concluso, se ci sono domande. Spero di non avervi annoiato. Basta. Dimmi. Hai mostrato aree dell'esperimento nella foto, dell'esperimento resistivo. Sì? No, sulla ISS. Sì. Volevo chiederti se hai letto, che da quello che ho capito io, insomma, è che con l'introduzione di Ares, che è stato piuttosto recente, quando si è sulla ISS, hanno mostrato gli esperimenti esercizi aerobici, no? Tipo il treadmill. Sì. Da quanto avevo capito, l'introduzione di Ares, quindi esperimenti resistivi, ha fortemente ridotto gli effetti di riduzione muscolare e ossea. Sì, il discorso è ridotto, ma non annullato. E poi discusso anche il tipo di distretto in cui va ad intervenire. Noi non abbiamo, mi spiego meglio, no? Cioè il decondizionamento osteomuscolare è generalizzato, ok, all'interno del corpo. Si instaura un meccanismo simile a quello che porta poi all'osteoporosi. Cioè una condizione, specialmente nelle donne post-menopausa, porta a questo decadimento del tessuto osseo, che poi le rende più suscettibili a fratture, eccetera. No? Questo decadimento è generalizzato, che noi non abbiamo un singolo esercizio fisico che riesca a annullare questo processo su tutti i vari distretti, che questo tipo di sistema è molto valido essenzialmente per, appunto, per la parte, ad esempio, degli arti inferiori, okay? Ma non annulla in toto il problema di decadimento osseo muscolare, e poi soprattutto lo rallenta, ma non lo annulla. Il problema è rallentarlo abbastanza per poter fare sì, assolutamente. Cioè, no. Anche perché poi il discorso non è l'effetto, sembra, cioè, no, no, perché d'altro canto, cioè, nel senso, allora, non è solo paragoni questa cosa a fare una struttura assolutamente. Non sono ancora stati pubblicati studi proprio definitivi sul, cioè se ne parla, cioè si dice che effettivamente è migliorato, non c'è ancora in letteratura un qualcosa che quantifichi, ci dico che tutti gli astronauti che hanno fatto questo hanno subito un rallentamento del 8%. Ok, sicuramente io sono convinto che si arriverà su Marte con questi sistemi. Ok, il discorso è poi portare centinaia di persone su Marte con questi sistemi, come ad esempio vuole fare Musk. È quello il discorso. E poi comunque anche questo tipo di allenamento toglie un sacco di tempo anche utile adesso. No, cioè nel senso loro devono allenarsi per 3 ore al giorno, che è un qualcosa che è, uno, un qualcosa che ci toglie tempo utile dall'attività astronauta, e due, è anch'esso uno stress, perché per carità, sicuramente sono tutti atleti, sono tutti sportivi, come anche a me piace allenarmi, quello che vediamo. Però magari l'imposizione stessa di doverti allenare in quel modo per 3 ore al giorno è uno stress. Quindi dice che io oggi vorrei fare questo, domani vorrei fare giocare a tennis. No? Nel senso, ogni imposizione è uno stress di per sé. Quindi l'annullo, io sono convinto, sicuramente si arriverà su Marte con questo, non si arriverà su Marte con la gravità artificiale, soprattutto se vogliamo arrivarci nel 2024, come c'è Musk, cosa che vale se lo ritengo molto verosimile di me. Però, nel senso, in tempi brevi, implementare quel tipo di discorso. Poi, ecco, ci sono vari modi in cui, nel senso, questo implementare. Io dico di costruire, ad esempio, la lunetta di Von Braun, no? Si possono mettere in rotazione tante cose, cioè, l'idea è mettere anche 2 moduli pivot che noi abbiamo, che permettono la rotazione, hanno un grosso volume interno, può essere, cioè, integrarle con l'hardware che si ha, senza dover progettare, ecco, la stazione di Kubrick o la Odyssey. Ecco, tutti questi sistemi riducono di un qualche percentile, però in toto nessuno risolve il sistema, il problema. Sì. In alternativa alla gravità artificiale, si è pensato di utilizzare, o provato comunque, di utilizzare sistemi di elettrostimolazione muscolare per... Sì, sono tutte cose che sono state studiate, al solito. L'elettrostimolazione di per sé non ha dimostrato un grande... cioè, può essere tranquillamente, diciamo, ecco, come dire, può essere tranquillamente vicariata dall'esercizio fisico in modo anche più efficace, no? Lo stesso motivo per cui... Io sto pensando, nell'ottica di un viaggio verso Marte, al fatto che una persona attiva e in esercizio fisico necessita anche di un certo volume di cibo, acqua, l'elettrostimolazione, sai perché è stato studiato in modo... L'elettrostimolazione potrebbe venire applicata anche in un equipaggio semidormiente. È quello che ti stavo per dire. L'elettrostimolazione, ad esempio... Però
allo stato attuale c'è l'ibernazione, è qualcosa di non fattibile, non fattibile in tempi brevi. C'è anche quella visione di Kubrickiana, no? Ci sono 3 membri di equipaggio in ibernazione, 2. Sì, ma noi allo stato attuale l'ibernazione non esiste. Sì, ma possiamo tenere le persone in stato di bassa attività. Sì, possiamo anche tenerli intubati, diciamo, però. No, fino a arrivare a dire, però voglio dire, può essere utilizzato per. Sì, però non ha nulla il problema. Lo stesso motivo per cui uno con le elettrostimolatorie non può diventare. Come si dice, Schwarzenegger, non è senso, perché aiuta a mantenere un certo tono muscolare, ma non ha un'efficacia così esagerata, cioè nel senso è vicariata meglio l'esercizio fisico, ecco quello che voglio dire. Il discorso